Dov'è l'uscita della stazione? Ah, lì. Dov'è l'imbarco? Ah, è qui davanti. Ah! Eccolo finalmente! Il tesoro del Muachapin si trova poco prima dell'estuario del rio Amazonas, in un'ansa del fiume a queste coordinate. Ne è sicuro principale? Anche l'ultima volta ne era certo. E siamo Non ricordi che l'altra volta ci batté sul tempo Rocker Duck? Però l'altra missione ancora. Non finì con la. Sì, ma fu perché avevo voluto risparmiare sul trasporto. A proposito di trasporto, come credi di arrivarci in Amazzonia? Le ricordo che il prototipo di aereo di Leonardo da Vinci lo frantumò l'anno scorso per arrivare a El Giza e scovare i segreti di Micerino nella sua piramide. Ho già adocchiato una crociera che va da Cape Canaveral in Europa. Penso di poter convincere il timoniere a fare una piccola tappa in Brasile. Anche lo convincesse, non vedo come potrà viaggiare gratis. Beh, ma infatti per questa volta ho intenzione di spendere qualche dollaruccio. Come? Sì, questa scoperta è troppo importante. Come certe occasioni della vita fanno cambiare le persone? E finalmente andrò un po' in vacanza. Vera. Oh, ma cosa hai capito? Io prenoto a tutte e due in ultimissimissimissima classe. Ora quadra tutto. Ma così persino un mozzo è messo meglio. Sì, esatto, tale era l'intento. Lieto che tu te ne sia accorto. Presto, prenota. E partiamo subito che domani alle 5 voglio essere lì. Ho saputo che è finito il turno. Eh sì, mamma, fare il mozzo, che fatica, proprio. Mamma mia, oh, sono proprio stanco, guarda. Bella, bella, bella passeggera. Ah, sai, che fatica, guarda, che fatica. Ma tu stai viaggiando, sei contenta? Eh sì, sono molto contenta. Sì, perché questa nave è bella, il mare è bello. Infatti, non so se puoi notare anche tu la meraviglia di questo oceano. Eh sì. Non so se te lo ricordi, ma sono già 2 settimane che siamo fidanzati. Lo so, non sai quanto sono contento di tutto questo e mi fa passare tutta la fatica di fare il mozzo. Oh, come sarebbe stato meglio se avessi lavorato a un pozzo. E fare il mozzo è proprio faticoso. E poi il capitano che brontola e quello non gli va bene e quello va lucidato. Ma perlomeno ti danno un buono stipendio? Un pesce al giorno. Come un pesce al giorno? Ma dei soldi no? Sì, qualcosina quando si arriva a fine crociera, ma mamma, troppa è la fatica, guarda, guarda, un po', è così. Ma dovresti lottare per migliorare le condizioni di lavoro. Sei sempre esagerata, non ti devi preoccupare. In un lavoro come il mio, specie agli inizi, è così. È tanto che insisti su questo. E tu, in compenso, niente. Sì, ma tanto sto bene così, davvero, non ti devi preoccupare. Se ne riparlerà. Guarda che onde che ci sono. Ora devo andare, mi aspettano per la cena. Sì, però mi raccomando, torna presto. Bacino. Ciao, ciao, ciao. Ciao, a presto. Ciao, ciao, ciao. Sciagurato di un mozzo che non sai fare il tuo lavoro. No, ma io lavoro dalla mattina alla sera e dalla sera alla mattina. Pulisco tutto. Il capitano ti vuole uccidere perché non sai fare il tuo lavoro e gli rubi lo stipendio. No, ma non è vero, io lo faccio benissimo. Passi il tempo con quella passeggera invece di lavorare. No, io non ci passo mai il tempo, non ci sto mai con la passeggera. Io ce l'ho con te. Il capitano è innamorato della tua stessa innamorata. No, Io ce non. l'ho con te. Il capitano non ti vuole più. Ma io Io ti sono. voglio uccidere. Ti voglio mandare via. Ma io. Quindi ti consiglio di prendere una scialuppa e Ma andartene. non mi ammazzate. Prima che il capitano vi uccida. No, ma io non voglio, per favore, ma io sono bravo, per Io ce favore. l'ho con te. Il capitano è innamorato con te e ti vuole mandare via. Ce Per favore. l'ho con te. Il capitano non ti vuole più. Ma io non ho fatto niente. Non voglio andare via, non voglio morire.
Ma io sono... Io ti voglio uccidere, ti voglio mandare via. Ma... Eh? Che cosa sta succedendo? Mi sembra che abbia minacciato il mozzo. Sarà bene avvisare il capitano. Pippo, come mai questa urgenza? Perché mi hai chiamato? Che è successo? No, perché dalla vedetta, in un punto in cui non potevano vedermi, ho scorto Gamba di Legno che, insomma, parlava minacciosamente con il nostro mozzo, ma io non so di cosa gli abbia intimato. Ah, vabbè, gli avrà detto... Fatto sta che gli ha fatto abbandonare la nave, insomma. Ah! Era minaccioso. Ma perché? Che cosa ha fatto il mozzo? E io che ne so, io non lo so. Ho capito solo che diceva che il mozzo non sapesse fare il suo lavoro perché tu eri innamorato della stessa fidanzata, mi pare. Qualcosa del genere, insomma. Non ho capito bene perché faceva una grande confusione. Io? Innamorato della fidanzata sua? Ah, per niente! E chi sarebbe questa fidanzata, poi? La conoscono tutti. La bella passeggera che c'è a bordo, quella vestita di rosa. Ma la conosco appena io. Figuriamoci. Questa è una vera bugia, non può essere. E poi il mozzo è bravo, lavora bene. Per me ha fatto un errore a mandarlo via. Tu cosa ne pensi? Beh, anche secondo me... Però io ho saputo che poi Gamba di Legno era anche vaso di prigione. Oh. Quindi, insomma, non è che poi sia una persona così. Questo... Io manderei un investigatore a capire cosa sta facendo. Chiamiamo un investigatore e cerchiamo se ce n'è uno qua a bordo. Vai, Pippo, chiama un investigatore. Oh, ciao, qual buon vento ti porta qua? Non eri in crociera a fare il mozzo? Io sono il mozzo, ma mi hanno minacciato di uccidermi e mi è toccato scappare con questa scialuppa comodissima, ma anche piccolissima, anche strettissima, e anche proprio comoda. Ma tu sapessi com'è stata dura scappare senza essere visto dal capitano? Mi hanno mandato via, ma sapete chi è stato? Mamma mia, voi lo sapete chi è stato? E chi è stato, scusa? No, ma chi è stato? Lui è stato! Ma lui chi? Lui è stato, lui, quello che ho mandato in carcere perché aveva combinato tutti quei misfatti. Lui mi ha minacciato, lui mi ha detto che era geloso, non si capiva bene che il capitano... Vuol dire che trama qualcosa di losco sotto. Già, è vero, avete ragione. Allora andiamo, prendiamo subito la nave e parliamone col capitano. Va bene, va bene. Vieni anche tu, nonno. Partiamo! Mi scusi, lei è l'investigatore? Sì, sono io. Ma lei può investigare? Sono in vacanza, ma certo. Ma sa su cosa deve investigare? No, ma ha chiamato ora. Come faccio a saperlo? Ma che investigatore è se non sa su cosa deve investigare? E se non me lo dice lei, non è che prevedo il futuro, eh? Va bene, d'accordo, allora vada pure a investigare. Ma su cosa? Ah, giusto, chi? Non le ho spiegato il caso. C'è una cosa un po' strana del commissario di bordo Gamba di Legno, che ha fatto delle insinuazioni assurde sul mozzo e l'ha fatto scappare. Può cercare di capire cosa ci sta sotto? Ma certo, farò del mio meglio. Bene. E adesso, signore e signori, si esibirà la Cantina Band. Dai, veloce, zio, che sta per iniziare. Ma è gratuita? Sì, signore. Thank you.
vediamo di fare qualche interrogatorio. Ecco, intanto mi faccio avanti io. Prego. Oh, non ho fatto in tempo ad aprire gli interrogatori e siete già qua. Grazie. Da quanto conoscete il mozzo? Da un mesetto. Ci siamo fidanzati 2 settimane fa. Mi sapete descrivere il vostro ragazzo? È molto bravo, lavora bene e si impegna. È una brava persona. Questo lo so. Qualcosa di particolare o anche normale della sua persona, delle sue idee, delle sue passioni, delle sue abitudini. Ma scrive un diario, ma neanche io so cosa... Lo possiamo leggere? Penso di sì. Credo che, date le circostanze, accetterebbe. Bene, grazie. Ma ha dei conti in sospeso con qualcuno? O ha fatto del male in passato o ha dei trascorsi? Non so molto del suo passato, ma se qualcuno ce l'ha con lui è perché ha fatto quello che era giusto fare. Potrebbe essere Gamba di Legno un suo possibile nemico? Aspettate un attimo che ci penso. Così su 2 zampe non mi viene in mente niente, ma mi ricorda qualcuno. Certo, certo. Tutto il tempo che desiderate. Ah sì, mi parlò di questo Gamba di Legno che aveva rubato a casa sua e lui l'aveva denunciato. Ma non si seppe mai che fine fece la sua pratica. Posso sempre accedere e scoprire qualcosa. Se non avete altre dichiarazioni, passiamo al prossimo. Al momento no. Mi farò viva se mi verrà altro in mente. E mi tengo a completa disposizione. Ah, mi raccomando, tenetemi aggiornata. Certo, e grazie. Ah, un'altra cosa, scusatemi. Ditemi. Ma è lo stesso Gamba di Legno che qua a bordo che l'ha cacciato? Esattamente, non ve lo so dire. Lo scopriremo. Ah. E poi mi raccomando, se mai tornerà, anche voi insistete con il capitano sulle condizioni lavorative del mio ragazzo. Non so quanto dipenda dal capitano. Comunque, ok. Avanti il prossimo. Io non conosco questo mozzo e non so niente di questa storia. Però so che siete bravi in informatica. E con ciò? Dovreste cercare su internet, con le mie autorizzazioni da investigatore, i dettagli su un caso che ora vi spiegherò. D'accordo, provvederò. Voi vi ho già sentito? Sì, ormai avete sentito tutti, a parte Gamba di Legno, che non si trova da nessuna parte. Allora, ditemi. Paperino, non molto voglioso di darti da fare, mi ha chiesto aiuto e lui si è messo a riposare sulla poltrona dicendo che avrebbe fatto qualcosa, ma logicamente si è addormentato. E ho finito io la ricerca. E ora le comunico ciò che ho scoperto. Investigatore, mi ha fatto chiamare, ha qualche novità? Sì, mi dispiace deluderla, signore, ma non ho trovato nulla di losco, nulla di particolare in questa persona. Ah, quindi è una persona per bene questo Gamba di Legno, che io non è che lo conosca tanto. Sì, a parte che è stato in prigione, è evaso, ma poi su questa nave non ha fatto nulla di brutto. Ma perché è stato in prigione, è evaso? Come mai? Cos'è? Perché aveva rubato proprio a casa del mozzo. E il mozzo chiaramente l'ha denunciato e si dice che ce l'avrebbe a morte con lui. Non è che si è vendicato di qualche cosa, ma potrebbe indagare un po' meglio se magari si fosse voluto vendicare di questo mozzo. Può darsi che si sia voluto vendicare appunto perché l'ha denunciato, ecco. Ecco, indaghi su questo. Subito. Secondo te dove siamo ora? Non ne ho la minima idea. Non ci sono nemmeno elementi che possano inquadrare i posti. Solo distese e distesa d'acqua. Esatto, siamo in un punto molto favorevole per fare rotta verso il Brasile e questo è anche il momento migliore per andare a parlare al timoniere. Andiamo prima che sia troppo tardi. Ancora temo la sua reazione. Nella migliore delle ipotesi ci butto in mare per il disturbo. Ma non essere ottuso, siamo qui per questo, ricordatelo. Lei è qui per questo. Io sono qui perché lei è qui. E io che ho detto? È quello che ho detto. Sì, vabbè. Scusate, avrei una richiesta da farle. Ma prima lasciate che vi presenti il mio padrone. È il principale di Paperopoli. Ed è il papero più ricco della terra. Meno convenevoli e più arrosto. L'ultima volta che un marinaio si è distratto, fece affondare un transatlantico. Era il 1912. Comunque non è stata solo colpa sua, ma vabbè, la storia è lunga e complessa. Quindi ditemi. Noi vorremmo chiedervi gentilmente se potreste dirci le coordinate di dove siamo. Potrei dirvele,
Ma perché vi interessa? Beh, perché vorremmo sapere se fossimo al punto giusto per fare imbardata verso... Non se ne parla assolutamente. La rotta va seguita scrupolosamente, salvo pericoli imminenti o situazioni altrettanto gravi. Ma lasciatemi finire. Sapevo che andava a finire così. Ho sentito abbastanza. Mi lasci dire almeno dove vorrei andare. Non lo convincerà mai. Ma io devo passare ho le mani tutti legate, i costi per anche il Rio se Amazonas. Volessi non potrei... Dove avete detto che volete andare? Per il Rio Amazonas. Molto bello, sì. Ma questa è la rotta che, perdonate il gioco di parole, è irrompibile e ora sgombrare l'area che il commissario di bordo mi ha detto che tra poco, durante il bloccaggio del timone per una rotta dritta di breve durata, gli serve la timoniera per sé. Che maleducato, trattare così le persone. Ma signore, aveva ragione lui, lo capisca. Come poteva... Ma io sono... Io ti voglio mandare via. Ma... Eh? Non è che si è vendicato di qualche cosa, ma potrebbe indagare un po' meglio. Perché l'ha denunciato. Ecco. Ecco, indaghi su questo. Subito. Ecco, questa è la stanza del mozzo. Vediamo cosa c'è. Ecco il suo diario. Ma è in codice Morse. Fate venire l'addetto alle comunicazioni telegrafiche. Fate venire l'addetto alle comunicazioni telegrafiche. Subito. Capitano, abbiamo sentito gamba di legno. Ecco, grazie. Diteci cortesemente cosa ha detto, che ci manca qualche tassello nell'indagine. Beh, per quello che abbiamo potuto sentire, sappiamo che il commissario di bordo ha sbraitato minacce contro il mozzo, dicendo che ce l'avesse con lui. E poi però si è corretto. Ma non ho ben capito come si correggesse e quali fossero i motivi per condannarlo. Ah, quasi dimenticavo. Il commissario ha detto che avrebbe anticipato lei, signor capitano. Perché lei lo avrebbe ucciso. Che? È lui che lo vuole uccidere e credo anche che ci sia riuscito. Ma come ha fatto a fidarsi così di quell'avanzo di galera e a dubitare di me? Come procedono le indagini? Si sa nulla del mio povero ragazzo. Ci dispiace, come qualche ora fa, no. Ma stiamo facendo enormi passi avanti. Bene, grazie. Sono sempre qui io per avere e dare informazioni, mi raccomando. Certo, grazie. Il commissario di bordo ancora non si trova da nessuna parte. Ma certo, con tutte queste voci in giro si sarà nascosto in Cambusa. Dunque, ma certo, ha aspettato questa crociera apposta per liberarsi. Ha scoperto il mozzo scrivere, ha fatto sparire l'addetto alle comunicazioni telegrafiche. Dai, zio, non fare come a casa. Andiamo a vedere i negozi e a giocare da qualche parte. Va bene. Tanto mi prendete per sfinimento. Che nel tuo caso arriva sempre immediatamente. prendete in giro. Ma cosa succede qui? Noi conosciamo il codice Morse. Provvedete subito nella trascrizione, per cortesia. Ecco. Abbiamo finito. Che bravi e che velocità! Quindi le voci sono confermate. Gamba di legno è un vero delinquente evaso dalla prigione e il mozzo stava per venirmi a parlare ma non ha fatto in tempo. Pippo, marinai, provvedete all'arresto del commissario. Qui, qua, qua! Mandate un telegramma alla centrale di polizia di Lisbona per avvisare che al nostro arrivo dovrà essere preparato un trasporto per il carcerato. Signor Paolino, aiuti i suoi nipoti. Sta arrivando. Ma guarda che arriva. Ma non è mica proprio il mozzo. Sì, sì, è il mozzo, Allora bisogna arrestarlo. Ma non lui, gamba di legno. Sì, sì, certo. Allora si è salvato il mozzo, non è affogato. Oh, che bello, eccolo finalmente. Oh, caro mozzo, come mai è arrivato? Perché voglio giustizia. Sono innocente, io non ho fatto niente di male. Gamba di legno è un furfante e non merita della vostra fiducia. Io sono un bravo mozzo, mozzo, e quindi dovete arrestare quel furfante. Sì, sì, infatti c'ero giusto arrivato al momento dell'arresto, dopo la mia lunga ricerca. E uccidetelo, ammazzatelo, squartatelo, fatelo a pezzi. No, bisogna solo arrestarlo e basta.
stavolta nella prigione di massima sicurezza, così che non ne vada mai più. Intanto procediamo come prima disposto per l'arresto nella nostra gattabuia della stiva. Ordini del capitano, venite subito e non opponete resistenza. Per alto tradimento, io, capitano, la dichiaro in arresto. Marinai, buttatelo nella stiva, che stia nella prigione. Forza, buttatelo giù! Benissimo, e ora chiudete la grata qui, che non possa più evadere. Ecco fatto. Grazie, marinai, tornate pure al vostro lavoro. Pippo investigatore, restate qui, mi servite ancora. Telegramma mandato. Ma cosa sono questi? Altri telegrammi? Dato che al momento siamo gli unici in grado di poterli leggere, li trascriviamo e li portiamo immediatamente al capitano. Chiamateci il capitano, per favore! È meglio che ci andate voi, ragazzi. È molto impegnato nella ricerca del ricevitore di segnali. D'accordo, grazie. Qui qua, signore. Volevano voi. Temo che sia una cosa urgente. Ditemi, ragazzi! Intanto abbiamo mandato il telegramma alla centrale di polizia di Lisbona e hanno confermato la ricevuta del messaggio. Ma ci siamo anche permessi di tradurre, facendo arrivare la notizia subito a voi. Altri messaggi di navi a parte qui vicini che ci segnalano una corrente molto forte che ci potrebbe dirottare e che sarebbe difficile da contrastare una volta emessi. Bravissimi, ben fatto! Io non navigo molto bene con il codice Morse. Avete fatto benissimo, grazie mille davvero! Signor Paolino, un complimenti ai suoi nipoti. Sì, grazie, signor capitano. Speriamo solo di essere in tempo. Scusate, signor capitano, non vorrei intromettermi. Ancora voi. Buongiorno, ma temo che sia troppo tardi. Purtroppo devo concordare con il papero, non si può più fare nulla. Via, vedete di risolvere. Ora devo continuare le ricerche del ricevitore di segnali. D'accordo, ma non mi lasci con il signorone qua. Vi ricordo che la vostra posizione non cambia, gamba di legno. Avete intenzione di collaborare o no? Per l'ultima volta, dove avete rinchiuso l'addetto alle segnalazioni? Se collaboraste, invece, potreste migliorare la vostra posizione, che non è molto messa bene. Ma guarda, Topolino, fino a poco tempo fa mi davi del tu, ora perfino mi disprezzi. Che non foste un santo lo sapevo e non avevo completa fiducia in voi, ma i fatti parlano più di qualunque chiacchiere, perciò come desiderate. Marinai, richiudete subito e per stasera non portatemi né acqua, né pane, né coperte. E domattina, dalle 4 alle 9, a pulire lo scafo della nave dei molluschi. Due membri dell'equipaggio si riposeranno nel loro turno di domani per sorvegliare il vostro lavoro. Alzarti così presto non fa parte del nostro contratto. Avrete un giorno di ferie in più per questo. Esatto, e adesso buonanotte. Agli ordini. Dunque, non può essersene andato da solo, anche perché manca solo la scialuppa usata dal mozzo. Può essere stato spinto da gamba di legno? Ho preso questi campioni per prelevare il suo DNA e mentre parlava furioso con te, gliel'ho preso dalla pelle e dai vari vestiti che fortunatamente non ha cambiato. Investigatore, gli esamini! Ma io, signore, non ho niente per fare tutto ciò. Sono in vacanza. Vada nella mia stanza. Io ho sempre con me un kit per ogni evenienza. Marinai, mostrategli anche le schede di bordo dove viene descritto il ricevitore di segnale. Alla voce genetica. Grazie! Nessuna traccia di DNA su gamba di legno. Potrebbe averlo costretto a buttarsi. Lo escludo. Non sono presenti armi a bordo per via dei rigidi protocolli di sicurezza. E se lo avesse minacciato, le parole feriscono più delle armi. Il nostro ragazzo è sveglio e furbo, lo conosco bene. Non si sarebbe fatto spaventare. È per questo che Gamba di Legno lo tiene nascosto qua a bordo.
Oh no, ecco altre segnalazioni. Avvisiamo subito il capitano. Ma lo zio dov'è? Beh, quello scranzato starà riposandosi o bevendo qualcosa al bar panoramico all'aperto. Ma se l'abbiamo cercato letteralmente ovunque. Forse non sapete che questa nave del 1321 ha un antro nascosto che solo il suo costruttore, nonché primo capitano, Killian Jones, conosceva. Ci metteva i peggiori nemici e li faceva uscire senza avere la possibilità di ricordare il posto. Li lasciava morire lì. Bene allora, anzi, male in realtà. Comunque, insomma, ci siamo capiti. Dunque, guidateci verso l'antro. Grazie a tutti, complimenti per le indagini. Gambadini, ora dov'è? Puoi stare tranquillo, lo abbiamo arrestato e avrà quello che si merita sotto tutti i fronti. Grazie veramente, capitano. Ora devi rifocillarti, riposa e nutriti parecchio. Lì sotto è anche molto umido. D'accordo, grazie Pippo. Ma il mio lavoro? Devo vedere tutte le segnalazioni. Tranquillo, ci abbiamo già pensato noi. Anzi, c'è la corrente del Golfo del Messico che ci ha dirottati. Ormai non si può fare più nulla. Si deve solo invertire e ritracciare la rotta. Subito, riferisca al timoniere. Vai anche tu, Pippo, che da ora sei tu il nuovo commissario di bordo. Per la vedetta provvedi qualche altro marinaio. D'accordo, grazie subito. Intanto, signor investigatore, grazie per il suo lavoro svolto. Grazie davvero di tutto, del suo tempo e delle sue abilità. E ci scusi se ha saltato un po' di vacanza. Si figuri, capitano, è stato un piacere. Non va più il timone. Ci scusi, capitano, ma ci sembra che il timone sia bloccato. Signor capitano, il timone è bloccato, come per magia. Mandate una scialuppa con l'equipaggio e vedete di sistemare. D'accordo. Ma attenti alle correnti! La nave è stregata, non c'è più nulla da fare. Do ufficialmente il ritorno a bordo del nostro mozzo! Evviva! Evviva! Grazie, capitano. Voi siete stato veramente gentile. Grazie di tutto. Quindi posso tornare sulla nave ed è vero che io sono bravo a fare il mio lavoro? Assolutamente sì! Il migliore! Sei stato reclutato su questa crociera come il migliore! Al contrario di quel gamba di legno che è stato chiamato perché non c'era niente di meglio! Ma certo che puoi tornare a bordo! Anzi, devi! Puoi tornare, puoi lavorare, puoi pulire, stare 14 ore a lustrare il ponte, a lucidare... Sì, certo! Eh? Scherzavo! Phew. Anzi, da adesso lavorerai 8 ore con uno stipendio regolare! Non sapevo che venissi così sfruttato! Sai, chi si occupa dei salari e dei turni è il commissario di bordo che anche sul lavoro ha continuato a infierire su di te! È stata la signorina Paperina che ha fatto pressione! E io personalmente ho notato ciò e ho preso in mano la situazione. Poi, d'altro canto, lavori eccellentemente. Stiamo raggiungendo il zio Amazonas. Scusatemi, signor capitano, ma visto che la rotta non può essere cambiata e siamo costretti a raggiungere l'estuario del rio Amazonas, si potrebbe entrare nel fiume? Intanto non possiamo addentrarci troppo perché poi il fiume diventa troppo stretto e poco profondo. Ma certo, saranno sufficienti i primi chilometri. Ma per fare cosa? Scusatemi. Ma niente, per una mia ricerca che sto per concludere tra pochissime ore e che permetterà alla nave di riprendere il regolare cammino con pieno controllo del timone. E questo come lo sapete? Che bello che risai su questa nave. Oh mia cara, quanto mi sei mancata. Mi sei mancato anche tu. Mi sei mancata tanto. Dopo tutti questi giorni che ho sofferto così tanto. Prima avevo paura di affogare, poi di non poter tornare a vederti, di non tornare sulla nave. Sono felicissima che tu sia qua. Io per ora vorrei abbracciarti. Ma certo, ecco. Finalmente riuniti. E quel bastardone, bruttone, cattivone è nella stiva ora. Bene gli sta. E che ci rimanga tutta la vita, vero? Sì, sì. Bene, dai. Quindi tu non hai fatto niente di male.
Via, sono contenta. No, no, ho solo rubato la fidanzata del capitano. No, no, quello lo diceva quell'altro cattivone. Come scusa, sì, sì. Sì, come scusa. No, assolutamente. Io il capitano lo conosco appena. Sì, sì. Godiamoci il resto della crociera. Certo. Ah, dimenticavo. Ti ringrazio veramente tanto per aver insistito a lungo e convinti i miei superiori per le mie condizioni. Te le meritavi tutte. Poi so che il capitano stimi molto il tuo lavoro e comunque tutti devono avere pari dignità. So che l'unico modo per accedere al luogo da me tanto agognato è prendere e seguire la corrente del golfo. Poco fa ho capito che per seguire si intende invece l'essere trasportati, perché c'è questo sortilegio che si dovrebbe spezzare solo dopo aver terminato, e bene, la ricerca. Se si hanno altri interessi, la corrente ci terrà imprigionati nel rio Amazonas, senza mai più poter uscirne. E voi non avete altri interessi? Potete stare tranquillo, signor capitano. D'accordo, marinai, fate quel che dice. Tanto è la nostra unica speranza. Statemi dietro sempre, attenzione a tutto. Ma dove ce l'avevi, queste tute anti tutti i pericoli della giungla? Invenzione di Archimede. Tra l'altro, sono perfettamente applicabili ai vestiti, così sono molto pratiche e sembrano invisibili. Signore, dovrebbe essere qui, secondo la carta. Temo che l'ozione non segua più la carta ormai. Ben detto, nipoti. Ancora qualche giro qui e ci siamo. Non sembra anche a voi che stiamo girando intorno? Certo che sì, ma solo così riusciremo a entrare nello scrigno del grande Muachapin. Sì, ma facciamo presto, che il capitano aspetta noi. Per il capitano siamo la sua unica speranza. Senza di noi la crociera non va avanti. Ma è grazie a te se siamo qui. Non è del tutto vero, nipote, perché io volevo obbligare il timoniere a passare per di qua. Ma poi è stato il rapimento da parte di Gamba di Legno a impedire la tempestività del cambio di rotta prefissato per la nostra nave. E quindi, con o senza di me, la nave sarebbe finita lo stesso qua. Oh, eccoci! Ma sembra dove prima, e dove prima, e dove prima ancora di prima. Dai, zio! Te l'ha spiegato poco fa! Battista, metti qui l'amuleto. Complimenti, Paperone. Nessuno era mai riuscito a trovarmi. Anche i più abili di te nella ricerca hanno fallito in affetto, amore, sensibilità. In questo momento assolutamente più unico che raro, vi do un messaggio di madre natura. Chiede che gli uomini ricordino la loro presenza nel grande cerchio della vita. Quello che fate ha conseguenze in tutta la terra e su voi stessi. È tempo di convertirsi e pensare non di salvare il pianeta, ma di salvare voi stessi. Riducete la plastica. Paperone, fatti aiutare da Archimede a trovare strumenti e materiali alternativi. Riducete l'emissione di gas a effetto serra. Paperone, se sarai il primo a investire in questo, sarai quello che ci guadagnerà più di tutti. Ma non basta. Dovete ripudiare tutte le forme di morte, omicidio, discriminazione. Battista e famiglia di Paperi, confido nella vostra fede per la riuscita di questa missione. Siete gli unici che potevate sentire questo messaggio. Per questo vi ho condotti qui deviando la corrente del Golfo che andrebbe in Europa. E ora vi riporterò dove dovete. Cosa avete fatto? Come state? Dopo vi spiegheremo tutto. Ma cosa devo fare io? La nave sta andando e non c'è nessuno alla guida. Intanto andate al timone, signore, poi spiegheremo.
Ecco, ci siamo. La rotta è giusta. Ed ecco, si è sbloccato il timone. Bene, possiamo procedere regolare. Però adesso vorrei sapere... Sì, certo. Ora sappiamo esattamente cosa dire. Sì, scusateci. Dovevamo ingranare il grande tesoro ricevuto. Intanto, come dicevo, prima di scendere, il completamento della missione avrebbe permesso la rottura del sortilegio. Ma addirittura è stato il tesoro stesso che ci ha indirizzato la corrente per farci arrivare qui. Ha bloccato il timone e ha preso lui le redini della nave. Dopo la nostra missione ci ha riportato in rotta e sbloccato il timone. Ma in cosa consisteva il tesoro? Così importante, grande, anche se non lo vedo, ma capisco che non tutto ciò che esiste è visibile. Così segreto, in cosa consisteva tanto da portarci a forza? Questo non lo possiamo dire, però posso dire che siamo contenti e soddisfatti. Il tesoro non possiamo tenerlo per noi, dobbiamo portare a tutti la sua sapienza. Che evidentemente solo noi potevamo ricevere per capirla e farla capire.